Gabbiani volano bassi sui miei pensieri, luccicano i loro becchi, brillano gli occhi, decisi nel cammino. Ho amato poco la gloria, troppo la bontà. Ho curato le ali dei gabbiani dello stormo, mentre le mie si ingracilivano, perdevano le piume. Fatto voltare gli occhi sul cammino, trascurando il mio, chiudendoli fermo. Bianche le mie piume brilleranno nel sole. Deciso, lo sguardo vivrà il cammino. Volerò libero, mi sono alzato in volo. È il 24 gennaio del 2005, un tranquillo lunedì. Attilio è al suo negozio pronto a chiudere di lì a poco. I sicari entrano e gli sparano 5 colpi, ma si tratta di un errore. Nella faida di Scampia, il clan di Lauro, in lotta con gli scissionisti, manda dei killer inesperti ad uccidere Salvatore Luise, nipote del boss Rosario Parente, ma questi sbagliano obiettivo spezzando l'ennesima vita innocente delle feroci guerre di Camorra. E per ricordare Attilio, appunto, l'ennesimo caduto in una guerra sanguinosa e folle, che alla Fattoria della Legalità è stato piantato quest'estate un ulivo nel Giardino della Memoria, in suo onore, in suo ricordo. Alla cerimonia hanno partecipato i suoi familiari, gli zii che abitano sul nostro territorio e la sorella e la mamma che sono voluti venire appositamente dalla campagna per partecipare alla cerimonia. Attilio adorava scrivere poesie, adorava la musica, suonava la chitarra. E tra le sue passioni c'era anche il teatro, infatti recitava in una compagnia amatoriale. Un ragazzo pieno di interessi, un vulcano di iniziative, veramente con tanta voglia di vivere. Aveva un rapporto col mare veramente intenso, tant'è che ha preso il brevetto di sub. Tra le sue passioni c'era anche il suo amore, Natalia, che ha conosciuto quando aveva 16 anni, e che poi ha sposato nel 2004, dopo 13 anni di fidanzamento. Aveva sempre la parola buona per tutti, sempre molto disponibile. È stato barbaramente ucciso nel negozio che aveva messo su, perché voleva qualcosa di più, voleva qualcosa di suo, e voleva contare sulle proprie forze. Purtroppo quel 24 gennaio i killer sono entrati nel negozio e, credendolo il nipote di uno dei scissionisti, lo hanno ucciso. Dopo l'accaduto nessuno ci ha contattato, mamma l'ha sentita per televisione e in una corsa affannosa arrivammo al negozio sperando di trovarlo lì, magari ferito, magari non so, in qualunque altra condizione. Ma ci rendemmo conto che non era così. Non ci fecero neanche entrare. Noi Attilio lo abbiamo visto dopo qualche giorno. Ma in quel momento ci accompagnarono in questura per un interrogatorio. Sui giornali uscirono articoli in cui associavano Attilio ad un clan e questo ci fece davvero tanto, tanto male. Noi volevamo gridare a tutti la sua innocenza, Attilio non c'entrava niente con quelle assurde dinamiche e non avevamo la forza, non ne avevamo la voce, ma gli amici di Attilio lo fecero per noi e organizzarono una fiaccolata alla quale presero parte davvero tante persone. E fu da quel momento che anche le istituzioni si accorsero che Attilio era un innocente, tant'è che il sindaco all'epoca ci volle ricevere. Ai funerali di Attilio non ci sono state istituzioni presenti e solo dopo che si accertarono che Attilio fosse una vittima innocente presero contatti con noi, chiedendoci anche scusa perché volevano prima essere certi di avvicinare una famiglia di persone per bene. Per noi la vita è cambiata e oggi dobbiamo dire veramente grazie a Libera, perché già ai funerali di Attilio c'erano persone di Libera presenti, anche se noi eravamo talmente confusi che non ci rendevamo ben conto. Ci sono stati vicino, ci hanno confortato, ci hanno voluto e ricordo che ci invitarono alla giornata del 21 marzo a Roma. Eravamo scettiche, io e mia cognata, non volevamo andarci, era passato davvero poco tempo, però qualcosa ci spingeva ad andare, così facemmo. E lì abbiamo conosciuto tanti altri familiari con i quali abbiamo condiviso
la nostra storia, la storia di Attilio, il nostro dolore, e ci siamo resi conto che questo non poteva essere soltanto nostro, che andava condiviso, che andava fatto conoscere, proprio affinché altre persone non dovevano soffrire come stavamo soffrendo noi, proprio per scuotere le coscienze degli altri, per far sì che ognuno potesse schierarsi e scegliere da che parte stare e lottare per un cambiamento con grande forza, con grande vigore, facendo anche le cose semplici, le cose più semplici. Tant'è che poi 7 anni fa noi familiari della Campania ci siamo costituiti in un'associazione che è quella del Coordinamento Campano delle Vittime Innocenti di Criminalità Organizzata. Questo ci ha dato una grande forza, ci ha dato la possibilità anche di accompagnare nelle prime fasi i familiari che si trovano a vivere quello che abbiamo vissuto noi. Infatti il primo compito dell'associazione è proprio quello di avvicinarsi con grande garbo, con grande tatto, con quella sensibilità di chi già ha vissuto storie simili. E quindi conosciamo le famiglie, condividiamo il loro dolore, cerchiamo di stargli semplicemente vicini. Poi seguiamo le famiglie anche da un punto di vista legale, perché ci sono delle leggi a tutela delle vittime innocenti della criminalità, di cui spesso non si è a conoscenza. Inoltre in Campania c'è un'altra realtà, è la Fondazione Polis, una fondazione della Regione Campania che si è messa a disposizione e a sostegno dei familiari di vittime innocenti di criminalità. Hanno stilato anche un protocollo d'intesa con l'Ordine degli Avvocati e con l'Ordine degli Psicologi. Il senso di smarrimento che si vive è talmente grande che non si sa da dove cominciare, da che parte iniziare, e quindi avere un legale che ti può spiegare, che ti può accompagnare in questo percorso è molto importante. Successivamente a questa fase, diciamo, di totale smarrimento, poi appena inizia quella fase di maggiore coscienza, molti familiari subiscono un crollo psicologico, per cui è anche importante l'aiuto e il sostegno degli psicologi che cercano, come dire, con la loro professionalità di ridare un senso alla vita di chi resta. Noi come associazione, diciamo, di familiari giriamo per le scuole, portiamo la testimonianza dei nostri cari. Ultimamente cerchiamo di collaborare anche molto con Libera, soprattutto nelle scuole, creando dei progetti e facendo dei percorsi, perché siamo convinti che il lavoro con le scuole sia di grande importanza per togliere quella manovalanza alla camorra, perché spesso riescono a convincere ragazzini di 13, 14, 15 anni a lavorare per loro per pochi soldi.